Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Zoom Fari sulla Capitanata. Il faro di quest'oggi è acceso sulla magistratura onoraria alla luce anche delle ultime novità in merito alla possibilità di stabilizzazione, un percorso molto lungo e tortuoso quello della magistratura onoraria. Ne abbiamo sempre parlato con l'avvocato Enzo De Michele, che ritrovo con piacere nei nostri studi perché è fautore di quella battaglia sin da luglio di 2 anni fa per giungere alla stabilizzazione. Dunque un percorso lungo e tortuoso, pare però che adesso si sia vicini ad una fase conclusiva della complicata vicenda, vero avvocato? Dobbiamo dire un grande grazie anche al Report, il programma della televisione pubblica diretto da Sigfrido Ranucci, con le due inchieste che hanno portato, diciamo, a implementare, ad attenzionare prima e implementare dopo la soluzione del problema dello stato giuridico e dei diritti della magistratura onoraria. Report aveva fatto la prima inchiesta il 19 marzo del 2018, sempre a cura di Bernardo Iovene, e due giorni fa, il 15, ancora Bernardo Iovene chiude con l'intervista ai due protagonisti, uno positivo e l'altro negativo, oltre naturalmente ai magistrati onorari di questa vicenda. Il protagonista positivo non desta nessuna sorpresa, nel senso che il sottosegretario al Ministero della Giustizia, l'avvocato Andrea Del Mastro Delle Vedove, è sempre stato fautore di una riforma effettiva della magistratura onoraria che portasse a una sostanziale equiparazione con quelli che sono i diritti e le condizioni di lavoro che sono riconosciuti alla magistratura togata. Io l'ho conosciuto a luglio del 2018 in un convegno organizzato da un'associazione della magistratura onoraria alla presenza di vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati. E ricordo questo parlamentare di opposizione che da solo contestava la posizione rigida dell'ANM e sosteneva che addirittura i magistrati onorari non solo avevano diritto all'equiparazione con la magistratura togata, ma avrebbero dovuto partecipare al CSM, sia per quanto riguarda il diritto di elettorato passivo, sia per quanto riguarda quindi essere scelti come componenti dei giudici nell'ambito del CSM, nell'ambito dell'organo di autogoverno, sia per quanto riguarda il riconoscimento dell'elettorato attivo. Questa sua posizione poi si è andata rafforzando fino alla presentazione di un disegno di legge che però è stato bocciato dal Parlamento con il governo a guida Draghi ad aprile del 2022. In questo lasso temporale sono successe tante cose. È arrivata la sentenza Wicks della Corte di Giustizia del 16 luglio del 2020. Discutemmo davanti al Collegio di Lussemburgo a novembre del 2019 con mia moglie Gabriella Guida e con il vice ministro, attuale vice ministro della giustizia, onorevole Francesco Paolo Sisto, che furono insieme a me, ma soprattutto loro, che interloquirono addirittura in francese con la Corte comunitaria, furono i protagonisti di quella che poi appunto verrà definita sentenza Wicks, dall'acronimo che era stato originalmente creato sul sito della Corte europea, la sentenza Wicks del 16 luglio del 2020, in cui già chiaramente, per quanto riguarda la situazione dei giudici di pace, la Corte riconosceva l'equiparazione alla magistratura professionale. Per quanto riguarda certamente il diritto alle ferie, ma il diritto alle ferie è inserito in un discorso più complessivo di applicazione degli istituti giuslavoristici e di riconoscimento della nozione di lavoratore subordinato secondo il diritto dell'Unione. Dopo quella decisione importantissima, la Corte Costituzionale, sto facendo una carrellata perché sennò poi non capiamo
da dove siamo partiti. Quindi siamo partiti da un parlamentare di opposizione che nel 2018 afferma determinate cose. Passiamo alla battaglia fatta dai legali e dalla magistratura onoraria, l'Associazione dei giudici di pace e dei magistrati onorari, un'AGIPA, in Corte di Giustizia, la vittoria con la sentenza UX del 16 luglio del 2020, la Commissione europea che il 15 luglio del 2021 invia la prima lettera di inizio della procedura di infrazione, la lettera di messa in mora, a cui francamente né il governo, l'ultimo governo Conte, né successivamente il governo Draghi hanno inteso far fronte. Il 7 aprile del 2022 uscirà la seconda decisione della Corte di Giustizia, confermativa e rafforzativa di quella precedente, la sentenza, cosiddetta sentenza PG, anche questo un acronimo rimasto sul sito della Corte, sul rinvio pregiudiziale del TAR Emilia-Romagna. In questo caso la Corte addirittura ribadisce i principi dell'OX, ma li rafforza individuando anche la necessità di un abusivo ricorso, di un risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, perché si trattava di personale che era stato in servizio per 15, 20, 25 anni continuativamente nell'ambito della pubblica amministrazione giudiziaria, senza ricevere una condizione di lavoro corrispondenti alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e soprattutto svolgendo la stessa attività della magistratura togata. La Cartabia si inventa questa stabilizzazione a tappe in 3 anni della magistratura a seconda dell'anzianità di servizio, una normativa inserita nella legge finanziaria del 2021, molto sciatta, molto superficiale, tant'è vero che poi all'atto pratico, quando si è trattato di stabilizzare questo personale, ci sono state le difficoltà operative che ancora oggi riscontriamo. Il 15 luglio del 2022 la Commissione europea fa una seconda lettera di messa in mora complementare contestando il contenuto della legge Cartabia, sostenendo che non solo non aveva risolto i problemi, ma li aveva anche aggravati, perché se io chiedo al giudice di pace, al vice procuratore onorario o al giudice onorario di tribunale di presentare una domanda di conferma per essere stabilizzato fino a 70 anni come funzionario amministrativo e con la mera presentazione della domanda io rinuncio ai diritti maturati per il periodo precedente, secondo la Commissione europea questo viola tutte le regole del diritto europeo, soprattutto la necessità che il risarcimento del danno venga soddisfatto integralmente. Nonostante questo, il Consiglio di Stato, Cassazione continuano a scrivere una serie di eccezionali sciocchezze non degne di giudici di ultima istanza, di organi di giustizia di ultima istanza, e a questo punto che cosa succede? Succede che la Commissione europea invia una serie di comunicazioni molto pesanti al governo italiano, che nel frattempo era cambiato, era arrivata la Meloni, con il sottosegretario Delmastro, che è stato delegato proprio a risolvere il problema della magistratura onoraria. E noi ci chiedevamo come mai c'erano questi ritardi nella soluzione. Ecco, personalmente ho commesso un errore di ingenuità, scusatemi, ma lo devo ammettere, io pensavo che le resistenze non fossero più della tecnostruttura ministeriale, peraltro a capo della tecnostruttura ministeriale nel DOG, la direzione dell'organizzazione giudiziaria, era stato appena nominato il giudice del Tribunale di Vicenza che aveva
dato tutela piena a una GOT, riconoscendo in applicazione alla sentenza Wix della Corte di Giustizia gli stessi diritti economici, lo stesso trattamento economico della magistratura professionale, pensavo che dalle dichiarazioni dell'ANM, dello stesso Presidente Santa Lucia, più volte si potesse, diciamo, arrivare a una definizione rapida, perché sembrava che la magistratura togata, soprattutto quella associata, non mettesse più i bastoni tra le ruote rispetto alla soluzione del problema. E ritenevo, in questo ammetto il mio errore, che invece ci fosse stato un fuoco amico, cioè che una parte della magistratura onoraria che voleva rimanere col doppio lavoro frenasse un po' l'implementazione della riforma e il riconoscimento dei pieni diritti, quelli ormai riconosciuti sia dalla Corte di Giustizia sia dalla Commissione Europea in applicazione, in interpretazione delle sentenze della Corte di Giustizia. E il report purtroppo ha svelato questo arcano e ha risolto in senso negativo quelle che erano le mie considerazioni, cioè non è il problema, purtroppo non nasceva dall'interno della magistratura onoraria, ma nasceva dalla magistratura professionale, perché le dichiarazioni del presidente Santa Lucia hanno destato estremo sgomento tra tutti i magistrati onorari, ma credo anche nell'opinione pubblica, perché affermare che non si può riconoscere le stesse condizioni economiche dei magistrati togati ai magistrati onorari perché non fanno lo stesso lavoro, c'è qualcuno che mi deve spiegare che cosa significa, perché evidentemente forse il dottor Santa Lucia fa un altro lavoro rispetto a quello del magistrato professionale, ecco, perché il magistrato professionale fa lo stesso lavoro del magistrato onorario e viceversa. Ecco, come si è giunti a questa situazione che sembra kafkiana, cioè dei magistrati che devono comunque tutelare i diritti di noi cittadini, a loro stessi, a una parte di questi non viene praticamente garantiti, non vengono garantiti dei diritti, si devono appellare, passano anni, prima dicevamo sono circa 4.500 interessati in tutta Italia, alcuni un migliaio e oltre sono stati stabilizzati, ma una gran parte ancora no, e si discute persino, lo ha sottolineato poc'anzi il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, non li riconosce come figure nonostante loro comunque facciano causa e garantiscano i diritti, l'esecuzione dei diritti dei cittadini. Perché si è giunti a questa situazione veramente kafkiana? Io ribalto la domanda con la domanda che mi ha rivolto una giudice del lavoro del Tribunale di Foggia. Mi ha chiesto, ma avvocato, perché secondo lei stabilizzano gli addetti all'ufficio del processo che non hanno nessuna responsabilità e prendono somme importanti e non stabilizzano la magistratura onoraria? Io ho risposto, perché la domanda mi è stata fatta recentemente dopo la trasmissione di report, io ho risposto e lo chieda al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che siccome non sta evidentemente in quest'aula e quindi non vede le problematiche della gestione della giustizia in concreto o finge di non conoscerle, si preoccupa più della stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, a livello, diciamo, di non ostatività di questa operazione, rispetto alla stabilizzazione della magistratura onoraria, che hanno le stesse responsabilità disciplinari, contabili, penali, della magistratura professionale. Io non riesco a capire qual è il motivo di questa resistenza, però approfitto del fatto che il sottosegretario Dalmastro si è impegnato ufficialmente a risolvere il problema e naturalmente questo significa che la situazione dovrà essere gestita sul piano politico-legislativo, ridimensionando questo atteggiamento di chiusura ingiustificabile da parte della magistratura professionale nella sua forma associativa. Non è possibile. Cioè, che la Cassazione dica che non è possibile riconoscere gli stessi diritti è qualcosa che scredita l'intero sistema giurisdizionale.
Ecco, quello che vorrei chiedere anche, quanto se venissero stabilizzati si potrebbe anche incidere positivamente su quei carichi di lavoro che interessano tutti i tribunali ovviamente d'Italia, ma in particolar modo il Tribunale di Foggia che è sovraccarico e quindi molte cause, di quelle più semplici, di quelle che poi sono appannaggio soprattutto della magistratura onoraria, vengono poi rimandate di anno in anno. Allora, io vi faccio l'esempio di quello che sta succedendo in tutta Italia dopo la conferma fino a 70 anni di 1600 magistrati onorari. Quindi hanno fatto una procedura concorsuale, quella prevista dalla legge Cartabia. Qualcuno dice che non è un concorso vero e proprio. Loro, se lavori per oltre 16 anni nella pubblica amministrazione giudiziaria, svolge funzioni giurisdizionali piene con le stesse responsabilità, io credo che il concorso non sia necessario. Se l'avvocato De Michele, con 36 anni di esercizio della professione forense, con pubblicazioni diciamo, molto significative a livello scientifico e dottrinale, presenta la domanda per andare a fare il consigliere di Cassazione, non è mia intenzione, avendone tutti i requisiti, può essere, senza aver esercitato funzioni giurisdizionali dall'altra parte, perché io ovviamente dalla mia parte come difensore, come avvocato, ho svolto funzioni, ho contribuito al svolgimento della funzione giurisdizionale. Senza l'avvocatura la magistratura non esiste ovviamente, e senza le parti la giurisdizione non esiste, e quindi l'avvocato che difende la parte è il cardine, perché lo è come rappresentante della parte del sistema giurisdizionale. Il giudice, diciamo, è un optional, non nel senso che non sia necessario, ma il giudice può essere nominato per concorso, può essere nominato direttamente dal popolo, come avviene in altre esperienze statali, può essere nominato dalla corona, come avviene in Gran Bretagna. Cioè, non è detto che il concorso pubblico per titoli e esami per la magistratura professionale ex se autorizza a dire solo quello può fare il magistrato. Ci sono tante modalità assunzionali per svolgere la funzione giurisdizionale. Una di queste, a consigliere di Cassazione, è l'aver con onore, con dignità e anche con meriti esercitato la professione forense, e quindi dopo il compimento di 15 anni di professione puoi fare la domanda ed essere ammesso. Quindi se questa è la situazione, come si fa a gestire d'ora in poi i tribunali, le procure, quando la legge Cartabia per i magistrati onorari non esclusivisti, cioè quelli che non vogliono continuare a fare soltanto i magistrati, ma vogliono continuare a esercitare anche la professione di avvocato quella di dipendente nelle pubbliche amministrazioni, compatibili con lo svolgimento del magistrato onorario, come si fa a gestire i tribunali e le procure quando questa scelta dei 1600, di quelli che all'interno dei 1600 saranno non hanno fatto l'opzione per non esclusivisti, potranno fornire il loro apporto per una sola udienza? L'esempio ci viene da un provvedimento del Presidente del Tribunale di Latina. C'è un giudice onorario tribunale che nel penale svolgeva, prima di essere confermato, 7 udienze alla settimana. Dopo la sesta ora di udienza scatta un'ulteriore udienza. Il calcolo purtroppo è tarato sul fatto che i GOT, cosiddetti giudici onorari tribunali, così come i vice procuratori onorari, vengono pagati soltanto per udienza, 98 euro a udienza. Quindi più udienze fanno e più ricevono. Ne faceva 7, quindi escludendo il sabato, dove normalmente non si svolge attività giurisdizionale, c'erano almeno udienze che si protraevano oltre le 6 ore originari. Quindi tutti i giorni alla settimana questo GOT faceva udienza. Bene, lui sceglie per il non esclusivista. Perché sceglie? Perché nel frattempo si manteneva come previdenza
la cassa come avvocato e quindi siccome se scegli per non esclusivista, se fai l'opzione per non esclusivista, puoi congiungere le due situazioni di lavoratore dipendente, che non è ancora acclarata per i confermati, cioè non si sa ancora oggi che cosa sono. Il Ministero della Giustizia, con una circolare recente, ha scritto: io non ho ancora capito come li devo trattare, se come dipendenti, parasubordinati, perché la cartabbia non è chiara. Cioè siamo arrivati a questo livello, facciamo ridere il mondo, facciamo ridere il mondo. E purtroppo il Presidente Santa Lucia con quell'affermazione accredita il fatto che dal ridicolo siamo caduti ancora più in basso, eh? All'ignobile. Allora, tenendo conto di questa situazione, il GOT verrà pagato 1.900-1.950 euro al mese per 13 mensilità, però ripeto, 13 mensilità, ma non si sa se è lavoro dipendente. Devono ancora fare la legge, cioè del mastro, il Parlamento, devono ancora tradurre tutto questo schema indefinito della cartabbia in una legge dello Stato. Beh, questo però può fare una sola udienza, perché i non esclusivisti, cioè questo GOT che ha fatto l'opzione per non perdere i contributi della cassa e farli ricongiungere con i nuovi contributi, che però non sono ancora partiti, perché non si sa che se sarà gestione separata INPS, se sarà gestione ordinaria INPS. Il sottosegretario Almastro ha detto gestione ordinaria e quindi io credo che poi alla fine sarà quella la soluzione. Però poi bisognerà consentire ai non esclusivisti di ricongiungersi con la cassa nella gestione ordinaria, perché questo qualche criticità lo comporta, così come per gli esclusivisti. Bene. Una sola udienza, quindi da 7, una sola udienza alla settimana, perché sono previsti due impegni lavorativi, di cui uno è l'udienza e l'altro per lo studio. Quello professionale. Cioè, qui salta tutto, signori, qui salta tutto. Alcuni tribunali, purtroppo, quelli principali, Roma, Milano, già si sono attrezzati, e altri tribunali aspettano i lumi dal Ministero della Giustizia. E credo che affermazioni come quella non fanno lo stesso lavoro da parte del presidente dell'ANM, insomma, si commentano da sole. Cioè, qui andiamo alla autodistruzione del sistema. Bene, grazie. Grazie all'avvocato Enzo De Michele. Lo ritroveremo per affrontare altre questioni che ormai sono vicine, come quella dei balneari. Ricordiamo che il 3 giugno saranno aperti in Puglia gli stabilimenti balneari. La questione l'abbiamo affrontata, ovviamente a breve ci torneremo. Grazie ancora per l'ascolto. Alla prossima puntata di Zoom. Arrivederci, buona giornata.